Un morto, centinaia di sfollati e tanta paura nel Pollino dopo la scossa di questa notte tra Calabria e Basilicata. Chiuse le scuole, evacuato l'ospedale di Mormanno, in diretta le ultime dalle zone colpite. Rientrerà domenica in Italia Tiziano Chierotti, il giovane caporale ucciso ieri in Afghanistan. Oggi nuovo attacco ai nostri militari. Nel TG il racconto della missione in cui era impegnato il giovane caporale italiano. Processo Mediatrade, Berlusconi condannato a 4 anni per frode fiscale e all'interdizione per 3 anni dai pubblici uffici. Attendiamo le motivazioni, dice la difesa, secondo cui la sentenza è sconnessa da ogni logica. Allarme maltempo in Liguria, prolungato fino a domani sera dalla Protezione Civile, lo stato di allerta nelle zone dello Spezzino e del Tiguglio, sotto osservazione tutti i corsi d'acqua della zona. Guardiamo al mondo con sereno coraggio per affrontare la sfida della secolarizzazione senza pessimismo, nel messaggio finale del Sinodo, le speranze e le preoccupazioni dell'Episcopato Mondiale. A tutti, buonasera e bentrovati al TG 2000. Buonasera, benvenuti. In apertura, naturalmente, andiamo subito nei comuni del Pollino in Calabria, colpiti da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 questa notte. Una scossa che arriva dopo uno sciame sismico che dura da 2 anni in una zona considerata a forte rischio. Tanta la paura tra la popolazione, una vittima, si tratta di un anziano colpito da infarto, ma per fare il punto della situazione noi ci colleghiamo subito con Mormanno, uno dei comuni maggiormente segnati e colpiti dal terremoto, dove c'è per noi Francesca Cugliandro. Francesca, a te la parola. Sì, buonasera, noi siamo nella piazza davanti alla chiesa, alla cattedrale di Mormanno, che è rimasta danneggiata e in questo momento è chiusa, inagibile. Ci sono delle, insomma, lesioni, e sono crollati dei cornicioni, insomma è una bellissima facciata in tufo che è rimasta danneggiata. Questa scossa di questa notte ha portato alla luce, insomma, su tutta la realtà nazionale questa situazione che vive una piccola comunità da ormai 2 anni. Alessia, la sua mamma, ce lo testimoniano. Loro da 2 anni subiscono continuamente queste scosse, che negli ultimi 6 mesi comunque si sono intensificate. E però c'è da raccontare di una comunità che si è ben preparata ad ogni emergenza, perché che il rischio era veramente alto, lo si sapeva bene. Il vice sindaco di Mormanno, Domenico Armentano, ci può anche testimoniare il fatto di come sia stata vostra cura rendere informata la gente, non nascondere nulla di quello che sarebbe potuto avvenire. Ha detto bene, io colgo l'occasione per complimentarmi con la popolazione di Mormanno che da ieri sera ha seguito in maniera diligente tutte quelle che sono state le indicazioni che come amministrazione Protezione Civile abbiamo impartito nelle settimane scorse, nella prospettiva, ahimè, di un evento di natura catastrofica. Il Comune ha stampato dei libretti informativi, ha costantemente informato i ragazzi delle scuole, i cittadini, e loro sapevano bene cosa fare questa notte. Alessia, voi vi siete subito alzati, ci dicevi? Oddio, subito no, perché devi avere comunque un attimo per renderti conto di quello che comunque intorno ti sta succedendo, quindi hai quell'attimo per renderti conto e poi realizzi la situazione intorno, ti alzi e quindi cominci a provvedere. La prima cosa. Loro sono scappati, comunque avevano già tutto in macchina, acqua, biscotti eccetera. Stanotte nessuno qui dormirà in casa e il comune sta allestendo una palestra con un centinaio di letti, molti hanno trovato sistemazione dai parenti. In questo momento si sta svolgendo una riunione con tutte le istituzioni, insomma con il prefetto, la Protezione Civile, le Vigili del Fuoco, nell'ospedale che è stato evacuato questa mattina, e saremo in grado comunque poi nelle prossime ore di dirvi i risultati di questo incontro. Si appresta però la popolazione a vivere una notte comunque di grande tensione e non a casa sicuramente. Vedrete un po' questo che sta vivendo la popolazione di Mormanno e dei centri vicini nei servizi che stanno per andare in onda.
La scossa più forte all'1.05 della notte, 5 gradi di magnitudo, con epicentro sui monti del Pollino tra Basilicata e Calabria. A Mormanno, in provincia di Cosenza, ci sono stati diversi crolli. L'ospedale è stato evacuato. I circa 50 pazienti sono stati trasferiti in altre strutture. Questa è la cattedrale del paese, dichiarata inagibile, così come alcune abitazioni del centro storico. Le scuole resteranno chiuse fino a lunedì. A Scalea un anziano è morto per lo spavento. Era sceso in garage a prendere l'auto per portare i nipoti al sicuro. Crolli anche ad Altomonte e all'Aino Borgo, dove i danni maggiori li hanno subiti due strutture sanitarie private, una casa di riposo e un centro per disabili, mentre a Rotonda, nel Potentino, una scossa ha provocato una fuga di gas da una centrale elettrica, ma la situazione è stata immediatamente risolta. In tutta la zona del Cosentino, in parte della provincia di Potenza, la gente ha passato la notte in strada perché alla scossa principale ne sono seguite un centinaio più lievi. Da oltre due anni l'area del Pollino è interessata da uno sciame sismico che ha fatto registrare più di 2.000 scosse, tanto che molte persone da mesi preferiscono dormire in auto. Il 2 ottobre scorso il sindaco di Mormanno aveva segnalato il fatto alla Protezione Civile. Due giorni dopo, il 4 ottobre, si era riunita la Commissione Grandi Rischi, quella che oggi è dimissionaria dopo la pesante condanna arrivata dal Tribunale dell'Aquila. Nel verbale di quella riunione si legge che negli ultimi sei mesi la distanza temporale tra uno sciame e l'altro era diminuita. Proprio per questo il Dipartimento aveva lanciato l'allerta e proprio per questo oggi il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, venuto ad incontrare i sindaci, ha potuto dire: tutto ha funzionato. Ho riscontrato una grande efficienza e quindi questo mi conforta per il lavoro che è stato fatto, ma anche per quello che dovremo fare, perché vorrei che qui fosse chiara una cosa su tutti: questa non è l'ultima scossa, il tema dello sciame o del problema sismico di questo territorio non è concluso. Allora, siamo di nuovo qui davanti alla cattedrale di Mormanno con Don Giuseppe Oliva, che è il parroco. Dentro la chiesa purtroppo ha gravi lesioni, si spera che possa essere recuperata e che la situazione qui non evolve in peggio, perché purtroppo il timore di altre scosse che abbiamo continuato a sentire anche poco fa c'è. Buon lavoro, grazie, un abbraccio alla popolazione colpita dal terremoto. E mentre l'Italia piange Tiziano Chiarotti, giovane alpino rimasto ucciso ieri in un agguato in Afghanistan, nella provincia di Farah uno dei nostri mezzi blindati viene nuovamente attaccato. Nessun ferito nell'esplosione, la salma del militare arriverà domenica a Roma. Intanto intorno a casa Chiarotti si stringe il cordoglio della comunità. Vediamo il servizio. Mentre l'Italia piange la sua 52esima vittima di guerra, con compostezza e dolore Arma di Taggia si stringe intorno alla famiglia di Tiziano. In questo paesino in provincia di Imperia, abitato da appena 14.000 anime, tutti si conoscono e l'uccisione del giovane caporale degli alpini, morto ieri in Afghanistan, ha sconvolto l'intera comunità. Qua in questo comune ci conosciamo tutti, quindi è la perdita di un figlio, di una persona che si conosce, di un amico per tanti. E questo fa tanto tanto male. Tiziano viveva qui insieme ai genitori, al fratello Daniele e alla sorella Sally. Da ieri non si è mai fermato il viavai di persone che da ogni parte d'Italia sono venute per dare conforto ad una famiglia disperata. Ci sono parole, assolutamente, sul momento di vicinanza personale e istituzionale alle famiglie, nient'altro. Scusatemi, grazie. Da tre anni Tiziano si stava preparando alla sua prima missione, ad agosto, la chiamata che lo ha fatto partire. Io mi ricordo Tiziano che lavorava con me fino alla fine di agosto di quest'anno, diciamo la motivazione, l'entusiasmo con il quale è partito e così io lo voglio ricordare. La salma di Tiziano arriverà in Italia domenica per i funerali di Stato che si celebreranno a Roma nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. Poi in serata la partenza verso Arma di Taggia, dove gli amici lo saluteranno per l'ultima volta. Tiziano Chiarotti, 24 anni, compiuti da meno di tre settimane, faceva parte del secondo reggimento alpini di Cuneo, attualmente impegnato nelle basi cosiddette avanzate, in cui i nostri soldati ogni giorno cercano di strappare territorio afghano al controllo dei ribelli. Ma per capire meglio il lavoro dei nostri ragazzi in Afghanistan, vediamo il servizio di Alessio Aversa. Bakwa, Balabuluk, Farah e Shindad, questo è il vero Afghanistan, queste sono le FOB, Forward Operating Base, in italiano le basi avanzate, i punti di partenza che i nostri soldati usano per spingersi nei luoghi più caldi, per sottrarli al controllo dei ribelli, prima definiti talebani, ora insurgents. La presenza talebana è abbastanza forte,
è sotto controllo, non hanno questa libertà di movimento, è sotto controllo, ma comunque nell'area c'è presenza della banda. L'alpino Tiziano Chierotti, morto ieri in uno scontro a fuoco nella provincia di Farà, faceva parte dei circa 200 italiani presenti a Bakua, impegnati in missione di pattuglia per garantire la sicurezza della zona e la libertà di movimento dei cittadini, una libertà che coinvolge anche il contingente italiano che a breve dovrà ritirarsi percorrendo queste stesse strade. I'm different from all of you. Io sono diverso da voi, ma vi rispetto e voglio aiutarvi, anche se non posso promettere niente. Le attività operative al fronte però non sono facili, le colonne di mezzi impiegano ore per fare pochi chilometri, la minaccia di ordigni rudimentali nascosti sotto il manto stradale è altissima e si finisce così per visitare due, massimo tre villaggi lungo la strada. Non basta mai un solo giorno per completare la missione e così ci si accampa nel deserto afghano, ma si dorme poco e si fanno i turni. Quando tutto va per il verso giusto si rientra in base, ma neanche qui si può stare tranquilli. Acqua calda limitata, internet è un lusso e poi il caldo e le infezioni dalle FOB. Si va via solo con l'elicottero verso Camp Arena Herat e da qui si torna a casa, in Italia. Adesso il processo Mediatrade. Silvio Berlusconi condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale sui diritti TV di Mediaset. 3 anni sono poi stati condonati. Il servizio è di Paolo Fucili. Vediamolo insieme. Il pubblico ministero voleva 3 anni e 8 mesi di carcere. La condanna a carico di Silvio Berlusconi è ancora più severa. 4 anni di carcere, di cui però 3 condonati subito e 5 di interdizione dai pubblici uffici per frode fiscale nel processo sui diritti TV Mediaset, sentenzia oggi il Tribunale di Milano. Assolto invece il presidente Mediaset Fedele Confalonieri, su cui pendeva una richiesta di 3 anni e 4 mesi di carcere. L'ex capo del governo e gli altri colpevoli dovranno pagare inoltre 10 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate a titolo di provvisionale. Si chiude così, con un contorno di accese quanto prevedibili polemiche politiche, un processo iniziato nel 2006, congelato 3 volte, su cui pende peraltro un ricorso alla Corte Costituzionale, da quando nel 2010 il Tribunale negò a Berlusconi, allora Presidente del Consiglio, il rinvio di un'udienza. Se la Corte deciderà che il rifiuto era illegittimo, il processo andrà rifatto ripartendo da quell'udienza, oggetto della controversia, la compravendita di diritti TV e cinematografici tra Mediaset e aziende straniere per centinaia di milioni di euro. Prezzi gonfiati ad arte, han ricostruito i giudici presieduti da Edoardo Davossa, con intermediazioni fittizie per aggirare il fisco e creare fondi neri. Sentenza assolutamente incredibile che va contro tutte le risultanze processuali, commentano in una nota i legali di Berlusconi annunciando uno scontato ricorso in appello. E ad un anno dall'alluvione che ha piegato le 5 terre in Liguria, stravolgendo la vita delle comunità di Borghetto Vara, Brugnato, Monterosso e tante altre, torna l'incubo maltempo che dissesta il territorio. L'allerta a Nubi Fragi sui comuni già segnati da morte è stata prolungata di altre 24 ore fino alle 20 di domani ed elevata come livello di pericolosità. Tra Genova e Borghetto Vara sono state evacuate oltre 200 persone che vivevano in dimore considerate a rischio. Per il momento tuttavia non si segnalano particolari problemi. E adesso le altre notizie dal mondo con Giorgio Schiavoni. Afghanistan, un attentatore suicida ha fatto almeno 40 morti in una moschea nel nord del paese, regione ritenuta relativamente tranquilla finora, mentre i fedeli si radunavano per pregare nel primo giorno della festività della celebrazione del sacrificio. La polizia accusa i talebani. Libia, la caduta di Bani Walid, roccaforte degli alleati di Gheddafi, ha sempre più il sapore della vendetta. Le milizie della città rivale di Misurata stanno infatti radendo al suolo la città che per mesi ha ospitato l'ex leader libico e le sue milizie. India, le Ferrari di Massa e Alonso sfoggeranno la bandiera della Marina Militare Italiana al prossimo Gran Premio d'India come gesto di solidarietà verso i nostri marò, ancora in attesa di giudizio. Negativo il commento del Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, il patron della Formula 1 Ecclestone prende le distanze dalla scelta.
Italia. Anche il Napoli e Paolo Cannavaro entrano nell'inchiesta sul calcio scommesse. La Procura federale della FIGC, esaminati gli atti di indagine della Procura della Repubblica di Napoli, ha deferito alla commissione disciplinare la società biancazzurra e il capitano Partenopeo in merito alla gara Sampdoria-Napoli del 16 maggio 2010. I minatori potranno andare in pensione non più a 55 ma a 56 anni. È stata prolungata anche l'età lavorativa di tutti gli addetti del comparto sicurezza, dalla polizia ai vigili del fuoco. Sono alcune delle decisioni prese oggi nel corso del Consiglio dei Ministri, ma vediamo i dettagli nel servizio di Augusto Cantelli. Che fosse un mestiere in via d'estinzione era risaputo, che fosse un mestiere usurante era anche altrettanto risaputo. Ciò nonostante, per i minatori arriva una nuova doccia fredda: potranno andare in pensione non più a 55 anni, bensì a 56. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei Ministri al fine di armonizzare per alcune categorie i requisiti della pensione con la riforma. I lavoratori delle miniere, cave e torbiere inoltre potranno accedere alla pensione anticipata con un requisito minimo contributivo di 37 anni e 2 mesi per il 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Dura la risposta della CGIL, che parla di decisione contro la povera gente. Ma sempre per esigenze di armonizzazione, il governo incrementa anche i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia del personale militare delle forze armate, compresa l'arma dei carabinieri, la guardia di finanza, le forze di polizia e i vigili del fuoco, categorie che tuttavia mantengono condizioni e requisiti di accesso tipici alle loro carriere. Coinvolti nel regolamento del governo, che tuttavia dovrà passare all'esame delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, anche i lavoratori dello spettacolo, delle dogane e del settore marittimo. Il Lazio e Lombardia si va ad elezioni regionali anticipate dopo la caduta delle rispettive giunte. Dopo aver approvato la nuova legge elettorale, in Lombardia hanno preso il via le procedure di dimissione dei consiglieri, passo che precede lo scioglimento anticipato della legislatura. Parlando alla stampa, Roberto Formigoni ha annunciato che alle urne si andrà probabilmente tra il 16 e il 27 gennaio. Voto tra gennaio e febbraio in Lazio, invece, secondo quanto si è appreso da ambienti vicini alla giunta Polverini. E torniamo ora a parlare di sbarchi, anche questa volta per due tragedie sfiorate. La prima al largo delle coste di Lampedusa, la seconda a 27 miglia da Santa Maria di Leuca in Puglia. Stanno tutti bene gli 86 immigrati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia di Fidanza, in particolare nel servizio di Federico Plotti. Sono ora ospitati nel centro di accoglienza dell'isola di Lampedusa i 69 migranti, tutti di origine subsahariana, soccorsi durante la scorsa notte nel canale di Sicilia dalla Guardia di Finanza mentre si trovavano in balia delle correnti a bordo di un gommone in avaria da diverso tempo. Tutti i clandestini versano in buone condizioni di salute, anche i 15 minori che oggi sono stati trasferiti con un traghetto di linea a Porto Empedocle, minorenni che verranno ospitati in alcune comunità dell'Agrigentino. Intanto, sempre ieri, ma la notizia è stata resa nota solamente oggi, un'altra scampata tragedia del mare. Un guardiacoste della Guardia di Finanza del gruppo aeronavale di Taranto, in navigazione a 27 miglia da Capo Santa Maria di Leuca, provincia di Lecce, ha tratto in salvo 17 migranti alla deriva su una piccola imbarcazione di 5 metri con il motore in avaria e vicina all'affondamento. Dall'inizio dell'anno in Puglia, quella che dopo la Sicilia è certamente la seconda meta per i viaggi della speranza, le unità aeronavali della Guardia di Finanza hanno intercettato 25 imbarcazioni, arrestando 28 scafisti ed individuando 1.381 migranti. Torniamo adesso a parlare dell'Ilva, perché il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha concluso la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento di Taranto. L'autorizzazione stabilisce l'applicazione anticipata al 2012 delle prescrizioni europee per l'impiego delle migliori tecniche disponibili per la produzione di ferro e acciaio. L'Ilva si dichiara pronta, ma chiede la piena disponibilità degli impianti oggi sotto sequestro. Ci spostiamo ora nel riminese a Bellaria, dove il Movimento per la Vita è alle prese con una 3 giorni di incontri e dibattiti. Vediamo i particolari nel nostro servizio. Uno di noi, insieme per la vita, è il titolo del 32esimo convegno nazionale organizzato dai centri di aiuto alla vita. 3 giorni di convegni e dibattiti per percorrere il cammino di chi quotidianamente si impegna a tutelare la vita nascente. Uno di noi vuol dire la vita abbracciata.
I CAV sono questo, i centri di aiuto alla vita sono quelli che accolgono la vita, anche nei suoi momenti di difficoltà, anche quando è fragile, anche quando è minacciata, anche quando si ha la tentazione di non tenerne conto, di buttarla via. Insieme, e noi anche ci rincuoriamo in questo impegno che perdura ormai da 32 anni. Nati nel 1978, i CAV sono oggi in Italia 360. Hanno tutelato la vita di 130.000 bambini, oltre 10.000 solo nel 2011, anno record. Tante le storie a lieto fine che si possono raccontare. Pochi mesi fa è venuta una coppia da noi che assolutamente non voleva tenere il bambino. Questa coppia è stata segnalata per fortuna da un medico. Loro dicevano no perché abbiamo il lavoro a tempo determinato, avevano paura proprio di non potercela fare. Io le ho dato tutta la speranza, tutta la fiducia e difatti il contratto le è stato rinnovato. Proprio l'altro giorno mi ha portato il bambino nato e ha detto: Bruna, non potrò mai dire la gioia grande che si prova ad avere un figlio. Si avvia la fase conclusiva, il sinodo dei Vescovi in corso in Vaticano. Noi questa sera vi proporremo un'ampia riflessione sui primi contenuti, lo faremo con uno speciale in diretta in onda alle 21.20 insieme al presidente della CEI, il cardinal Angelo Bagnasco. Intanto questa mattina è stato divulgato il messaggio finale dell'Assise Episcopale. Ci dice tutto Cristiana Caricato. Il passo evangelico che ha ispirato i padri sinodali è quello della Samaritana, l'immagine che più corrisponde all'uomo contemporaneo con un'anfora vuota che ha sete e nostalgia di Dio, l'uomo a cui la Chiesa deve andare incontro per rendere presente Cristo. Il messaggio finale del Sinodo dei Vescovi, presentato questa mattina in Vaticano, parla di una Chiesa che guarda al mondo con coraggio sereno, che non si lascia spaventare né dalle sfide né dalle contraddizioni che la modernità offre. Una Chiesa che non cede al pessimismo o al catastrofismo, che non si perde in strategie come se il Vangelo fosse un prodotto di mercato, ma riscopre la bellezza della testimonianza umile della conversione. Una Chiesa viva, capace di riconoscere i propri limiti e la sua vulnerabilità, che non teme di diventare minoranza. I say to myself, what is new? Venendo dall'Asia mi sono detto: qual è la novità? In Asia questa è la vita della Chiesa da 2000 anni, quella di essere una piccola minoranza. Così cosa c'è di nuovo? Non è importante essere minoranza per noi, è una situazione normale. E noi viviamo, testimoniamo, esprimiamo la nostra gioia e le nostre speranze e non aspettiamo che la situazione cambi. Noi testimoniamo la nostra fede con pienezza, sebbene siamo e restiamo una minoranza. La Chiesa è viva, è profondamente viva. Nel corposo messaggio preparato dalla Commissione Sinodale si guarda la famiglia come luogo naturale dell'evangelizzazione, ma anche a giovani, parrocchie, movimenti e associazioni, tutti strumenti preziosi per l'annuncio. Si individuano anche gli ambiti di presenza, dalla politica, ricerca del bene comune, all'arte, l'economia, la scienza, la cultura. Nella certezza che testimoniare il Vangelo non è privilegio di nessuno e compito di tutti. E su una delle questioni pastorali più urgenti, quella dei divorziati risposati, viene ribadita l'impostazione data al problema da Benedetto XVI nell'incontro di Milano con le famiglie del mondo. L'assemblea si pone su quella linea e ne riassume quella impostazione che dice appunto accoglienza, che poi significa concretamente deve essere vissuta dalle singole comunità, ribadendo però la disciplina che riguarda l'accesso ai sacramenti. Ci trasferiamo ora negli studi di Romanzo Familiare, dove ci aspettano Antonio e Arianna. Andiamo.